Eccomi, buongiorno. Allora, vi avevo promesso la settimana scorsa di farvi vedere l'effetto lavagna, quindi direi che vi posso ribaltare e possiamo cominciare. Allora, Quindi, questo è l'effetto lavagna, ok, che abbiamo ottenuto. Di cosa abbiamo bisogno per ottenere l'effetto lavagna, per fare questo, chiamiamolo così, questo progettino. Allora, in primis, pasta di zucchero, o già colorata di nero, oppure se non l'avete, pasta di zucchero bianca che io ho colorato con i nostri col nostro Bee Painting nero, ok? Poi di cos'altro abbiamo bisogno? Aspettate che io mi prendo tutto. Pasta di zucchero marrone, poi colorante in polvere semplicissimo bianco, la nostra tempera bianca, il Bee Painting bianco, il nostro super fantastico, bellissimo nuovo pennello a lingua di gatto misura 6, il K17 misura 6. E un pennello di quelli fini. In questo caso sto utilizzando il pennello 3-0. Ok? Comunque basta un pennello fine a punta tonda. Andiamo a stendere la pasta di zucchero. Questo. Ecco qua. Poi, una volta che abbiamo fatto questo, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la torta. Ora è chiaro che se stiamo lavorando su torta vera non possiamo fare quello che sto per fare io, va bene? Però magari vi prendete la misura, ovviamente, e l'andate a tagliare preventivamente. Quindi tagliamo di misura giusta. Vediamo, eh. Ok, una volta che l'abbiamo tagliato, cosa facciamo? Con un pochino, io qua sto utilizzando semplicemente un pochino di acqua, faccio una cosa. Ok, posizioniamo la pasta di zucchero così. E ora prendiamo la pasta di zucchero marrone e ugualmente la andiamo a stendere. Dobbiamo tagliare quattro striscette, quindi pareggiamo sopra e sotto, pareggiamo qua sul lato. Ecco, questa cosa non doveva succedere. Va bene, ci spostiamo le nostre quattro striscioline. No, Pompea, non ho cambiato orario, è solo oggi che ero in un ritardo veramente fotonico e vi avevo detto alle 3:30, alle 3:30 sono diventate le 4:30. Con il colorante in polvere bianco e il pennello a lingua di gatto misura 6, quindi una misura un po' grossa, noi cosa facciamo? Ci sporchiamo il pennello di colorante bianco. Dopodiché, stando attenti a non creare macchie di colore, cominciamo sempre dal bordo. Che cosa facciamo? Andiamo a, vedete, a fare dei piccoli movimenti circolari, così. Ok, in questo modo. Quindi sporchiamo, puliamo e ricominciamo così. Ok, quindi piccoli movimenti circolari, così. Vedete, io con il pennello non sto andando di taglio, ok? Perché altrimenti creerei delle linee. Mi sto muovendo, metto il pennello di piatto. Va bene, stiamo facendo un effetto lavagna, ok? Quindi una volta fatto questo, cosa facciamo? Prendiamo
La pasta di zucchero marrone che ci eravamo tagliate. Ora sono curiosa, vado, appena abbiamo finito, vado a risentire la diretta perché sono troppo curiosa di sapere. Perfetto. Tagliamo via l'eccesso come sempre. Una volta che abbiamo fatto questo, con il pennellino in caucciù, ma come sembravo Cristina d'Avena. Mi fate morire. Ok, con il pennellino in silicone, scusate, andiamo a creare delle finte venature del legno in questo modo. Quindi così. Ecco qua. Una volta che abbiamo fatto questo, prendiamo la nostra tempera alimentare bianca. Prendiamo un pennellino un pennellino fine. Vabbè, cosa scriviamo? Di là ho scritto cara maestra, sopra ho scritto viva la scuola quando finisce e qua ci scriviamo viva l'estate, dai. Ora io ho una pessima calligrafia, sicuramente chi ha una buona calligrafia è indubbiamente avvantaggiato, eh? Però vedete come con la tempera bianca riesco a coprire immediatamente la pasta di zucchero nera. Qua gli facciamo un bel sole, visto che è estate. Tac. Così. Che dite? Lo coloriamo. Ed è proprio effetto lavagna. Effetto gesso su lavagna. Ok? Volendo, una volta che avete finito di scrivere, riprendiamo il colorante bianco. Riprendiamo il pennellino, quello a lingua di gatto misura 6 e col pennellino e il colorante bianco dovete aspettare, mi raccomando però che la tempera sia perfettamente asciutta, cosa che in questo momento ancora sicuramente non è, però se volete potete riprendere un po' l'effetto, diciamo così, gesso. Quindi ricordate pennello di piatto e piccoli movimenti circolari in questo modo. Questo per non creare delle vere e proprie macchie di colore, ok? Guardate che carino. Ecco qua. Mi avete chiesto tempo fa se al posto del colorante bianco si poteva utilizzare ad esempio CMC o quant'altro. Io non lo consiglio perché? Perché se utilizzate CMC, gomma dragante o maizena, il rischio è che la pasta di zucchero poi, soprattutto se si riammorbidisce un po', tenda a assorbirselo. E quindi che cosa succede? Che perdete un po' questo effetto del simil gesso, va bene? Se invece col colorante invece questo non succede e soprattutto rimane una sfumatura un pochino più come si dice, più generalizzata, cioè più bianca, va bene? Perché ovviamente maizena, CMC non sono in realtà dei coloranti, ok? Macchiano semplicemente, però non vi vanno a creare una colorazione. Il mio consiglio, come vi dicevo, è prima fasciate tutta la torta di nero e solo successivamente andate a mettere i bordi della lavagna. Perché questo? Vi spiego. Perché, guardate qua, questi qui li ho fatti insieme prima, ok? Uno e due. Vedete qui il marrone, come sono andata a coprirlo. Poi successivamente abbiamo fatto insieme questo, ma avevo già messo il marrone, la banda marrone, quindi qui è rimasta una linea nera che a me personalmente assolutamente non piace.
Se ci sono altre cose che volete vedere, me lo dite. Avevo pensato ancora a qualcosa con l'aerografo che vi era piaciuto parecchio e quindi stavo pensando ancora a qualcosa. Poi ho un paio di prodottini nuovi che volevo farvi come sempre vedere, però insomma, tutte cose che la settimana prossima cerchiamo di fare. Ripeto. Se volete vedere qualcosa in particolare, scrivetemi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, mi raccomando, mettete pollicione, condividete tutti i nostri video, mi raccomando, così ve l'ho già detto. Wedding al mare, sposi in costume da bagno, velo a lei e cilindro a lui. Ragazzi, cose semplici, semplici, semplici come farvi una tortina alla lavagna proprio, eh? Cioè proprio quelle cose ci metti 5 minuti e via che andare. Vi Dai, ricordo ricordo. www.bimagenta.it per tutti i nostri super fantastici, meravigliosi prodotti, per l'iscrizione ai nostri workshop, dove io vi insegno tutto quello che volete, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Ci vediamo lunedì alle 2, mi auguro, sempre qua. Un super bacio e buona giornata. Ciao, baci baci.